Buonasera cari amici, bentrovati. Oggi ci occupiamo di uno dei temi più usati in questa campagna elettorale dai candidati per spiegare la propria posizione o per attaccare l'avversario. Sto parlando della sanità. Allora approfondiamo questo tema con i protagonisti della campagna elettorale, con i candidati. Marika Padula, Azione, Centrodestra, Bardi Presidente, benvenuta. Grazie, grazie a voi. Nicola Sabina, Partito Democratico, Centrosinistra, Marrese Presidente, benvenuto. Grazie, grazie per l'invito. È tornata da noi Sonia Topazio, Volt, Follia Presidente, benvenuta. Salve a tutti. Ed è con noi Gianfranco Gallo, cronista che dalle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno, del Quotidiano della Basilicata, nel corso degli anni ci ha raccontato diverse storie che riguardano la sanità. Allora partiamo proprio da Gianfranco. La narrazione, diciamo, più diffusa e che si è stratificata è questa, partendo dall'inizio. C'era una volta una sanità dignitosa, in particolare un ospedale accorsato anche dalle regioni limitrofe, che si faceva rispettare ed era riconosciuto soprattutto per alcune specialità. Siamo partiti da qui, dove siamo arrivati? Qual è lo stato dell'arte? Siamo arrivati, l'altro giorno scrivevo una battuta, fra un po' dovremo dire beato te che ti puoi curare. Siamo arrivati, stiamo arrivando a questo. È una tragedia vera, per chi frequenta gli ospedali è davvero una tragedia vera, perché curarsi è diventato una ricerca, un affanno, a partire dal CUP, per chi ha bisogno della prenotazione urgente si deve attaccare la mattina dalle 8 alle 9 per vedere se si libera un posto nelle urgenze, così funziona purtroppo. Prenotare un esame a volte anche per il dolore acuto, si fa una prenotazione e si deve aspettare 4-5 mesi, magari il dolore è passato, quindi diventa un'attività addirittura inutile, superflua. È cambiato molto e sono le ragioni che sono da diciamo, investigare. C'era una volta una gestione attenta, c'era una volta una gestione diciamo, sufficiente, una gestione che consentiva di curarsi con urgenza se era urgenza, e poi con le varie differenziazioni. La qualità magari non era delle migliori, ma si riusciva in qualche modo a supplire. Se era necessario si andava fuori, c'erano rapporti fra ospedali e quindi. Oggi invece è diventata una tragedia, nel senso che o si va dal privato, se c'è il privato, perché non è manco facile trovare il privato, oppure spesso e volentieri si rimane fuori dal meccanismo se non si hanno i soldi necessari per i viaggi della speranza. Ecco, questo è un tema molto interessante, oltretutto l'avevamo trattato già forse in una delle prime puntate, quella in cui abbiamo approfondito insomma, la politica che voleva occuparsi diciamo, del sociale. Marika Padula, ci diceva Gianfranco, c'è difficoltà, c'è una fetta di popolazione, ci sono dei cittadini che oltre a non riuscire a mettere il piatto a tavola, non riescono a curarsi, oppure addirittura devono scegliere tra il piatto a tavola e delle cure. Certo, allora Fabio, tutto questo corrisponde ad una verità. Sappiamo tutti quelle che sono le lungaggini appunto delle prenotazioni, sappiamo quanto è diventato appunto difficile prenotare una visita, perché se tutto va bene forse la si fa tra 6 mesi, indipendentemente appunto dalla gravità della patologia. E non a caso mi riallaccio ad una delle iniziative che io stessa ho messo in campo proprio l'anno scorso, ossia il mese della salute inclusiva, dove mi permetto di raccontare un po' che cosa è successo. Proprio venendo a conoscenza appunto di questa difficoltà, ho chiamato degli amici medici, chiedendo loro di dare disponibilità per fare delle visite gratuite alle persone meno abbienti. Quando parlo di persone meno abbienti parlo di tutti coloro che sono iscritti alle associazioni che si occupano appunto del terzo settore e fanno appunto beneficenza a questi ultimi. Devo dire che è stato un progetto che ha visto una grande partecipazione, e dico purtroppo perché? Perché è venuto fuori che tanta gente effettivamente non può permettersi queste visite, ma allo stesso tempo ne necessita, e quindi bisogna capire davvero come risolvere questa piaga che purtroppo
purtroppo ancora attanaglia la nostra Basilicata. Questo è un problema che si può risolvere sicuramente dando maggiore possibilità a chi decide di rimanere qui, perché sappiamo che di giovani laureati in medicina ce ne sono tanti, anche di lucani, ma spesso decidono di andare fuori e di accogliere praticamente l'invito di ospedali non legati al territorio, perché le offerte naturalmente sono un attimino più interessanti. Quindi basterebbe capire come far rimanere questi giovani qui in Basilicata per risolvere il problema. Detto questo, voglio lanciare invece però una lancia a favore di coloro che operano all'interno del San Carlo, perché parlare solo di negatività non mi piace. Conosco tante di quelle che sono delle eccellenze che sono all'interno, Fabio, del nostro nosocomio, e devo dire che tante sono anche le testimonianze positive, quindi stiamo un attimino attenti a non negativizzare troppo, perché perché è facile soprattutto in campagna elettorale parlare negativamente, certo. Ma io personalmente conosco veramente tanti medici che ogni giorno con grande dedizione, passione e professionalità al primo posto riescono davvero a parlare di una sanità positiva anche in Basilicata. Sabina, è una situazione che non riguarda solo la Basilicata, è un po' un quadro complessivo. Se facciamo una piccola ricerca sul web vediamo che anche le regioni dove immaginiamo che c'è una sanità che storicamente è funzionante, è ottimale, poi andiamo a scoprire che le prenotazioni sono difficili, le liste d'attesa, la cartella clinica non è digitale, non si possono ancora consultare i dati sanitari sul web, i monitoraggi sono fatti come sono fatti, però una cura per la sanità abbiamo bisogno. Io partirei da un assunto. In Italia dal 2010 ad oggi la spesa sanitaria si è ridotta notevolmente, c'è un gap addirittura che viene stimato in 334 milioni fino ad oggi, 383 euro di spesa pro capite, di gap di ritardo rispetto agli altri paesi europei. Quindi in Italia tutti i governi destra e sinistra hanno usato la spesa sanitaria, il bilancio sanitario, come un bancomat. All'interno poi di questa però di questo depauperamento di risorse c'è stata una gestione assolutamente squilibrata. Noi sappiamo che nel nord-est si spendono 77 euro pro capite per la spesa sanitaria, al sud 25 euro. Se si ha la fortuna di nascere a Bolzano si ha un'aspettativa di vita di 16 anni in più rispetto a chi nasce al sud. Quindi c'è una situazione assolutamente squilibrata e diseguale in Italia, e prendo a prestito le parole, per venire a quello che succede poi in Basilicata, prendo a prestito le parole del leader di Azione Marcello Pittella, che condivido assolutamente. Vito Bardi ha polverizzato la sanità lucana e ha messo in ginocchio i livelli essenziali di assistenza in Basilicata. Quello che però ci distingue come centrosinistra rispetto alla proposta di centrodestra, visto che comunque la diagnosi la condividiamo, è la cura, per parlare proprio in termini sanitari, perché il centrodestra ci vuole far credere che la strada dell'autonomia differenziata sia quella che poi porterà a un beneficio, a un miglioramento sull'efficacia e l'efficienza della sanità lucana. Noi invece siamo assolutamente convinti che tutto questo peggiorerà di gran lunga la situazione lucana. Faccio un solo esempio rapido: abbiamo parlato di liste di attesa, dei tempi lunghi che purtroppo i cittadini lucani devono attendere per essere visitati. Questo dipende in gran parte dalla penuria di personale all'interno delle strutture. L'autonomia differenziata, affidando autonomia alle regioni in materia di tutela della salute con la contrattazione integrativa, permetterà di pagare di più i medici al nord rispetto al sud, quindi possiamo immaginare che correranno tutto al nord, quindi possiamo immaginare gli effetti. Forse questo già sta accadendo. Sta già accadendo oggi, proprio perché la sanità al sud è stata oggetto di minori investimenti rispetto al nord.
Si parla spesso, ho sentito anche, magari ci torniamo dopo, qualcuno al centrodestra a dire ma tanto l'autonomia differenziata non verrà attuata perché prima bisognerà individuare i LEP, i livelli essenziali di prestazione da garantire in materia, in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale. Ebbene, in materia sanitaria esistono già i LEA, che sono i livelli essenziali di assistenza. Sono individuati, ma non sono agganciati a fabbisogni standard, quindi questo vuol dire che, sebbene sappiamo quali sono i livelli ai quali dovremmo arrivare, lo Stato non mette le risorse necessarie per farci arrivare a una situazione omogenea sui livelli essenziali di assistenza, ma cristallizza i divari esistenti oggi. E allora, Topazio, non è che, in base a quello che già sta venendo fuori, non è che si stava meglio quando immaginavamo di stare peggio, cioè quando il governo centrale teneva tutto in mano? Allora, hai iniziato dicendo c'era una volta. Una volta però la sanità era concentrata sulla patologia e non c'erano liste d'attesa come ad oggi, perché con gli anni si è sviluppata tutta quella che è la medicina di prevenzione, ahimè purtroppo anche la medicina di difesa dei medici. Voglio dire, una volta il medico veniva a casa, ti auscultava, ti diagnosticava. Il medico di famiglia. Ti ascoltava, ti diagnosticava una polmonite, ti dava l'antibiotico e lì finiva. Oggi. Ci mandano la ricetta. No, oggi il problema è che se al paziente, che è diventato esigente e anche un po' maleducato, è diventato, se il medico non gli fa la TAC, non è un buon medico, ma addirittura cerca una seconda visita. E da qui l'allungamento delle burocrazie, non solo, la sanità costa rispetto a c'era una volta, perché la tecnologia è aumentata. La medicina difensiva è un problema, i parti nei reparti di tutta Italia in ginecologia si fanno ormai col taglio cesareo. Questo è un problema. È un problema gravoso, anche perché una denuncia. Che aiuta le tasche di chi fa il parto cesareo, anche il medico, perché quella è una pressione a tutti gli effetti, e quindi si tende a. Ma è sempre una medicina preventiva, non solo, ma poiché difensiva, ma poiché le denunce sono veramente esose, e poi si inizia subito col penale, non è che. È una denuncia penale, allora un medico è anche, ti fa fare anche delle analisi semmai in più rispetto a una volta che invece ti guardavano l'iride e di lì poi finiva. La congestione come è un problema, diciamo, in particolare per gli ospedali nostri di insomma, Potenza e provincia, perché dall'altra parte del Materano i medici e gli infermieri scarseggiano o per diversi motivi, i concorsi vanno deserti, anche se di recente li stanno pubblicizzando molto, esatto, vedo l'assessore che firma contratti anche in campagna elettorale. Che cosa si può fare per snellire queste lunghissime liste d'attesa? Volt propone di rendere premiale l'intramenia, cioè vale a dire che nei reparti dove non ci sono lunghissime liste d'attesa puoi fare l'intramenia. È anche vero che con l'intramenio il 50% dell'introito resta in ospedale e il povero medico alla fine dei conti non pensiamo che su 100 euro guadagna 35-40 euro, ma però guadagna. Certo. È anche vero che c'è una legge del 1998 che dice nel caso in cui un'azienda ospedaliera allunga i tempi insomma di legge, puoi benissimo andare da un privato e quella poi quella ricetta, insomma quella spesa te la rimborsa, ti viene rimborsata. Quindi diciamo che bisognerebbe fare una proposta agli ospedali che hanno queste lungaggini di tagliare fuori l'intramenia per quei reparti, appunto, come dicevo prima, con lo spauracchio di questa legge che però, diciamoci, è sempre un po' annidata nei meandri dei siti degli ospedali. Questa da una parte. Poi c'è il decreto del PNRR, mi sembra l'articolo 8, forse non voglio sbagliare. Con il PNRR bisognerebbe. Però c'è un problema, non è che... colmare anche quei gap che abbiamo visto, che sono venuti fuori in modo forte proprio durante la pandemia del Covid.
Però c'è un problema che anche lì non è facile il PNRR. Se da una parte ti dice che entro il 31 dicembre 2025 puoi assumere addirittura a tempo indeterminato medici e infermieri, dall'altra parte per decongestione, e questo si può fare, dall'altra parte poi vanno deserti, vabbè, insomma, un'altra i concorsi, cioè, da un altro parte, tema è quello delle università a numero chiuso. Sì, da un'altra parte però ti dice apri le case della salute, che sarebbero delle case dei consultori, però molto più attrezzati per le analisi cliniche, per alcune ecografie, insomma allargate, che snellirebbe molto il problema medico-centrico, ecco, degli questo, ospedali. Su questo volevo però, un attimo sentire Gianfranco, però, perché ci torniamo, grazie perché? Mille. Perché? C'è stato un momento in cui la politica ci ha detto voglio governare la situazione sanitaria togliendo diciamo dei presidi dal territorio, presidi che erano fatti da ospedali a tutti gli effetti, con i pronto soccorso, con i reparti, con le sale operatorie, e poi di colpo sempre alla politica ci ha detto vi portiamo sul territorio le case della salute. Sono due cose diverse. L'ospedale è una struttura, la casa della salute è il primo punto di approccio del paziente che poi lì dovrà avere una sorta di diagnosi. Ma dicono che si sono accorti a un certo punto che togliere la salute dal territorio diventava... No, hanno fatto bene a togliere una serie di ospedali, che erano i piccoli ospedali, tecnicamente, scientificamente, diventano pericolosi. Il fatto, i numeri, in sanità si ragiona per numeri. Le cose vanno bene quando il medico fa un'attività continua. Vanno malissimo quando invece sono due o tre operazioni. I pronto soccorsi di zona sono negativi per questo, perché un conto è avere 150-200 accessi al giorno, un conto è averne due o tre. Quindi l'emergenza urgenza sul territorio, quindi il medico e l'infermiere con l'ambulanza che ti valutano e decidono qual è il posto migliore dove portarti subito, non al più vicino ma a quello più indicato, ha una valenza forte. Per quanto riguarda il resto del discorso, io credo che riguarda la gestione, la cosa parte da lontano ovviamente, ma ragionare nei termini di cui stiamo ragionando, cioè le questioni diciamo piccole, ci fa perdere un po', perché è talmente tanto vasto il campo che se non si va a monte, cioè a una gestione che sia capace, che abbia le idee chiare su un progetto, su quali sono le difficoltà, su quali sono le esigenze, sul perché accadono, sul perché i medici non l'ortopedia del San Carlo. Management, dici tu. L'ortopedia del San Carlo, fino a qualche anno fa aveva 14 medici, oggi ne ha 4. È vero che la popolazione è diminuita, ma è pure invecchiata, quindi le attività. E questo vale per tantissimi reparti. Poi ci sono le distorsioni, tre ospedali nel nord della regione, Rionero, Melfi e Venosa, quando lì ne servirebbe uno e buono, uno ma buono. I piccoli ospedali chiusi dove sono state, ricordo dell'ospedale di Sistigliano dove fu fatta una sala operatoria costata 6 milioni di euro, mai utilizzata. Molte volte la sanità diventa un modo per fare PIL, per fare business. L'ospedale San Carlo è pieno di lavori, zeppo di lavori, di murature, di spostamenti, di costruzioni, però poi alla fine non ci sono i medici. È un po' come dire faccio la macchina, però poi non ho il pilota per guidarla. Oppure un motore che non consente. Noi ci fermiamo un attimo per uno stacco pubblicitario, vi aspetto tra pochi istanti su Focus on Elezioni.
riprendiamo dalla macchina, forse anche ingolfata in questo momento. Beh sì, no, abbiamo delle macchine che sono perfette, a volte sono bellissime, ci sono strumentazioni, il crob è pieno di attrezzature fantastiche, però poi al crob non ci va nessuno di quelli di cui meriterebbe un centro come il crob, centro allora, di ricerca. Padula, come lo facciamo diventare attrattivo questo sistema sanitario regionale? Allora, io credo che già siamo sulla retta via, perché non dobbiamo dimenticarci che in questi 5 anni di governo Bardi tante sono state le stabilizzazioni, di cui non ne abbiamo ancora parlato, e quindi credo che già questo è un primo passo. Siamo riusciti a bloccare le risorse appunto che operano all'interno del sistema sanitario qui in Basilicata, dando loro appunto una sicurezza. Quello che c'è da fare è ancora tanto, ma ripeto, avendo lavorato bene questi 5 anni, credo che dare continuità servirà davvero a poter parlare di positivo domani. Ed è per questo che io mi riallaccio un attimo. Quella diagnosi ce l'avete bene a mente, sì, visto che. Sì, infatti volevo agganciarmi al dottor Sabina, il quale prima ha fatto un cenno. Sappiamo bene, Marcello Pittella, quanto ha a cuore il tema della sanità. E non a caso noi ci pesiamo davvero tanto all'interno di questa compagine del centrodestra, proprio perché abbiamo una visione un attimino diversa su alcune cose. È vero, abbiamo fatto un accordo programmatico, abbiamo sposato tanto di questo programma, ma è pur vero che non siamo d'accordo su tanti temi, sui quali potremmo davvero essere il l'ago della bilancia per far sì che determinate cose vengano un attimino ricomposte. Siete andati a completare, insomma. Siamo andati a completare, sì. Scusa, mi metti una questione, certo. Un appunto. Pittella tiene la sanità, l'ha gestita per tanto tempo. Si arriva a questo punto in arco di anni, non di mesi, i 5 anni dello scorso governo non hanno fatto altro che dare la mazzata finale, però l'agonia parte da un bel po' prima. Posso rispondere, Fabio? Allora, oggi diciamo che in campagna elettorale è facile attaccare su questo, ma noi ci sentiamo forti, me lo permetta, su questo tema, perché l'ho appena detto, siamo lì proprio per essere maggioranza quando saremo d'accordo su determinate tematiche. Saremo opposizione su tutto ciò che ci ha visto oppositori nel passato, e sull'autonomia differenziata che prima appunto citava il dottor Sabina, noi contrari eravamo e contrari continueremo a rimanere, e questo farà sì che, ripeto, peseremo sempre bene tutto ciò che questo governo Bardi andrà praticamente a portare sul tavolo. Un'altra battuta, la stessa risposta che mi diede Di Pietro quando venne a Potenza in intervista, quando era con la Mastro Simone nel governo e all'opposizione. Perché sono cose che ci portiamo indietro da un bel po' di tempo, anche sui manager. Sentiamo spesso dire Bardi ha chiamato tutti i napoletani, tutti il centrosinistra, ricordo, insomma, non è che non pescasse al di fuori dei confini regionali. Infatti io mi riallaccio a quanto detto poc'anzi dalla dottoressa Padula. È evidente il disagio e l'imbarazzo nel dover da un lato giustificare la posizione assunta fino ad oggi da Azione, che ho citato poc'anzi, le parole Bardi ha polverizzato la sanità sono state pronunciate da Pittella, non mi sembra che ma non le rineghiamo, non le rinega Pittella, non le rineghiamo noi di Azione. Parlare di continuità oggi, dire che si è fatto bene in questi 5 anni mi sembra un po' contraddittorio con queste parole. In realtà io ho ascoltato 5 anni fa Bardi dire che era tutta colpa di Pittella, poi ho ascoltato per 5 anni dire che a Pittella che invece era colpa di Bardi. Oggi si mettono insieme per dire cambieremo tutto, noi siamo il cambiamento e voi invece siete... Non è che le colpe arrivano invece proprio da... Siete il vecchio. Anche sulla questione della scelta dei manager e delle direzioni, mi ricordo di diverse sfuriate contro Vito Bardi proprio per le scelte effettuate. La verità è che in questi 5 anni non è stato approvato nemmeno un piano sanitario, che non c'è stata nessuna programmazione, che con il Covid avevamo detto, io faccio parte anche dell'Associazione Nazionale dei Comuni, si era detto più volte che l'errore fino a quel momento era stato quello di mettere al centro l'ospedale e che invece bisognava portare al centro la persona e il territorio.
territorio. L'88% dei lucani si cura lontano da casa. Abbiamo una mobilità sanitaria passiva tra le più alte d'Italia e quindi trasferiamo al nord risorse che potrebbero essere investite sui nostri ospedali, più di 50 milioni all'anno, li aiutiamo a casa loro per usare. Con quei 50 milioni si potrebbe fare molto. Si potrebbe fare molto qua per risolvere i nostri problemi qui. Il PNRR aveva dato le possibilità e le risorse per colmare i divari, soprattutto tra le aree più svantaggiate e quelle più forti. Solo il 6%, a 1000 giorni di distanza dalla chiusura del PNRR, solo il 6% dei progetti sono stati attuati in Basilicata, quindi questo certifica un ritardo colpevole del governo regionale. Soprattutto non abbiamo visto le case di comunità, non abbiamo visto gli infermieri di comunità, non abbiamo visto la telemedicina. Si parla di tutto questo, ma in questi anni con le risorse a disposizione non è stato fatto nulla, non è stata fatta nemmeno una programmazione adeguata alla rivoluzione che invece è necessario portare oggi per non trovarci di nuovo di fronte alla situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia, situazione nella quale abbiamo assistito unicamente a un profluvio di ordinanze che si contraddicevano una con l'altra e servivano a fare la spesa a giorni alterni, a dare misure di questo genere, quando invece bisognava portare la medicina vicino al territorio. Oggi sappiamo che ci sono comuni di grosse dimensioni che addirittura non hanno più il medico all'interno del proprio territorio. Quindi il primo intervento, il pronto intervento, sono d'accordo sul fatto che non bisogna assolutamente diffondere strutture, raddoppiare strutture, ma anche questo è un difetto di programmazione. Il PNRR non è stato messo, ad esempio, cosa succede? Io ho fatto il sindaco per 5 anni in un comune della Basilicata. Cosa succede molto spesso? I sindaci sono costretti a sedersi in un ambito per quanto riguarda la materia sanitaria, in un altro ambito magari per quanto riguarda gli interventi strutturali, in un altro ambito ancora per quanto riguarda la materia, l'assistenza sociale. Sono le famose geometrie variabili, cioè non c'è una programmazione coordinata. Anche su questo sarebbe necessario invece ridisegnare gli ambiti territoriali e mettere i sindaci in condizione di programmare tutte le materie assieme agli stessi soggetti e non con un comune su una materia e con un altro comune su un'altra materia. E poi assolutamente fondamentale il tema delle aree interne, che oggi proprio con il progetto di autonomia differenziata non basta dire siamo contrari. L'autonomia differenziata sta passando a bilancio invariato. C'è la possibilità di proporre un referendum, ma anche quando fosse ritenuto ammissibile lo andremo a fare fra 1 anno e mezzo, quando i danni saranno già prodotti. È necessario oggi impugnare subito, entro 60 giorni dalla sua emanazione davanti alla Corte Costituzionale, la legge Calderoli, ma Marrese lo farà, Bardi no, quindi anche solo questo è un motivo più che sufficiente per scegliere Marrese anziché Bardi. Il referendum, scusa, una replica di Padula, solo una piccola parte della popolazione che andrebbe a votare, no, potenzialmente questo no, è un aspetto quindi molto, sarebbe un referendum molto interessante. Vorrei replicare al dottor Sabina, perché prima ha fatto un passaggio citando appunto quello che è successo durante la pandemia e le faccio una domanda: ma le linee guida da dove sono arrivate? Sono arrivate dal governo nazionale e chi stava a capo del Ministero della Salute era Roberto Speranza, e non credo che Roberto Speranza, a meno che la memoria mi è corta, faceva parte di un centrodestra, faceva parte di un centrosinistra che ha dettato le linee guida e quindi tutto quello che mi venivano faccia passare sistematicamente dalle ordinanze dei governatori regionali, ma erano comunque sia linee. A un certo punto si è impedito di derogare, se non in meglio, con le ordinanze dei presidenti delle regioni. Non sono d'accordo su questo passaggio, perché sono state seguite le linee guida del governo, e le linee guida del governo in quelle ore dovevano essere necessariamente attuate. Purtroppo, e quindi non lo sapremo mai con precisione, perché una commissione d'inchiesta non c'è, la si una fa. Bravo Fabio, perché mi sarei agganciata a questo. C'è una commissione d'inchiesta che sicuramente ci dirà come sono accadute davvero le cose, ma ciò non toglie che allo stato attuale, a bocce ferme, bisogna dire che il Ministero della Salute è stato fallimentare, e questo ministero è stato gestito da una persona che probabilmente non aveva le capacità, o meglio le competenze, mi correggo, sanitarie, che invece un periodo come quello che abbiamo vissuto meritava. Io invece ho assistito durante il Covid all'anticipazione, chiedo scusa, una breve replica, all'anticipazione della situazione arlecchinesca che andremo a vivere
con l'autonomia differenziata, in cui ogni presidente, per distinguersi dagli altri, fa la corsa, la rincorsa, emanare un'ordinanza per dire che nel proprio territorio c'è una situazione diversa da quella del territorio che sta a fianco. Questa situazione l'avremo in materia sanitaria, l'avremo anche in materia di tutela ambientale. Possiamo immaginare che cosa significa 20 livelli di tutela ambientale distinti regione per regione, soprattutto in una piccola regione come la nostra, che si trova a che fare con delle multinazionali, insomma, di una certa importanza. È proprio questo invece che bisogna evitare, cioè pensare che la nostra Repubblica sia costituita da 20 micronazioni. Ci vogliono far credere, con una riforma richiesta da 3 regioni del nord, che si tratti di una legge a beneficio delle regioni del sud. Non è così e non sarà così. La sanità sarà il primo settore a collassare proprio per effetto di questa riforma. Già collassata. Allora, Topazio, Sabino è stato molto abile, diciamo, ad ancorare a livello comunicativo il discorso sulla sanità, su Bardi vuole fare, non vuole impugnare la legge. Marrese, se viene eletto, impugna la legge. E Volt? Allora, noi non siamo voluti entrare in coalizione, insomma, perché litigano, più che, diciamo, proporre, fare, litigano, no? Noi diciamo che cosa vogliamo fare. Abbiamo 131 paesi in Basilicata, di cui 11 soltanto, che supera i 10.000 abitanti. Questo vuol dire che gli ospedali in perdita non li possiamo avere, ma possiamo cablare il territorio. Numero uno, cabliamo il territorio, perché senza cablatura non avremo quella che è la telemedicina. E i soldi arrivano, perché i 2/3 dei soldi che arrivano in Basilicata sono proprio per la sanità. Ma di questo però non si è fatto mai niente. Con la sinistra, con la destra, non è fatto niente. Perché è importante poi il medico di base nei piccoli paesi? Perché può, col medico di base, lasciare quella che si chiama rete tempo dipendente. La rete tempo dipendente è quella dove tu, in urgenza, per un ictus oppure per un infarto, immediatamente, ma i medici di base devono essere, devono avere dei tablet dove possono immediatamente chiamare l'elicottero oppure, insomma, l'ambulanza. Ci dici che c'è una carenza tecnologica sul territorio? No, non c'è, e non l'avete fatta, né voi e né voi, non l'avete fatta, ok. Noi lo proponiamo, siamo piccoli, cresceremo, lo faremo un giorno, tra 10 anni, ma lo faremo, tanto i nostri sono tutti 20, 30 anni, possono aspettare. È importantissima la cablatura, perché mette in sicurezza il territorio dal punto di vista sanitario. Per quanto riguarda, invece, stavo dicendo prima, le case di sanità, se non funzionano per il semplice motivo che hanno anche pensato di mettere, hanno chiesto ai medici di base di gestire le case della salute, ma i medici di base hanno detto no, hanno dato picche. E non puoi, insomma, con la forza... Perché già gestiscono abbastanza. E abbastanza, anche quello, insomma, è un discorso a parte, il medico di base. E, insomma, noi facciamo delle proposte, la proposta della cablatura, la proposta dell'intramenia, renderlo virtuoso e premiale, nei reparti. Insomma, non ci siamo proprio indipendenti e andiamo da soli, proprio perché abbiamo assistito a battibecchi inutili e a sprechi senza criterio, perché non c'è una visione. Il management è importante negli ospedali, in tutti gli ospedali, e sono importanti anche le persone che dirigono nei reparti, perché ci sono persone che lavorano meno e anche quelle che lavorano di più, e poi chi si siede in una poltrona dirigenziale deve avere anche una spina dorsale dove spostare quei dipendenti che fanno meno. In conclusione, proprio una pillola flash: cosa farà per la sanità appena in consiglio regionale? Allora, non sono abituata a fare promesse, perché so di non avere la bacchetta magica, ma sicuramente quello che mi sarà appunto a cuore è quello di impegnarmi affinché ci sia davvero una strada che parli di una sanità positiva, quindi il massimo impegno, Fabio. È inutile che stia qui a dirti dove interverrò.
spero e mi auguro di poter avere appunto l'onore di poter rappresentare questo consiglio e insieme ai miei colleghi di maggioranza riuscire a trovare la quadra affinché tutto si possa risolvere nel migliore dei modi. Sabina. Allora, io penso che sia assolutamente indispensabile e urgente riportare la sanità vicino alla gente. Lo faremo utilizzando al meglio i fondi del PNRR che fino ad oggi sono rimasti in stallo, lo faremo governando la transizione tecnologica e digitale, portando finalmente l'infermiera di comunità, la casa di comunità, la telemedicina nelle aree un po' più lontane dai centri più grossi della nostra regione. E non è vero che la sinistra non ha fatto la cablatura, è stato proprio il governo di centrosinistra avviare la diffusione della rete ad alta velocità nei nostri comuni, che ovviamente adesso ha la possibilità col PNRR di essere portata dappertutto, e smetteremo di mettere al centro della sanità gli investimenti, come veniva detto prima, fini a se stessi, ma utilizzeremo al meglio i fondi per rimettere la persona al centro del sistema sanitario, approvando nei primi 6 mesi il piano sanitario regionale. Topazio. Ma veramente, insomma, prima di tutto bisogna guardare, una volta che sei su quel tavolo, bisogna guardare i bilanci come stanno messi, no? Perché poi i programmi sono sogni. E in base al bilancio, insieme a coloro che, all'expertise, insomma, alle intelligenze che sono lì, no? Ai tecnici, organizzare una missione, una visione programmatica degli ospedali con gli addetti ai lavori e non il contrario. Quindi Volti ci dice piedi per terra, piedi per terra, cose concrete. Concrete. Gallo, un consiglio a chi andrà a sedere in consiglio regionale? Consiglio è di scegliere management che sia scevro da condizionamenti politici, che rispetti l'autonomia della sanità come oggi non sta avvenendo e che sia superfluo dover dire la persona sia al centro. La sanità è di per sé. È per la persona. È per la persona. Quindi ragionare in quest'ottica forse è la cosa che può aiutare ad avere un programma, un progetto. Allora grazie ai nostri ospiti, Marica Padula, Azione, Centrodestra, Bardi Presidente. Grazie per essere stata con noi, grazie. Nicola Sabina, Partito Democratico, Centrosinistra, Marrese Presidente, grazie a Sonia Topazio, Volt, Follia Presidente, grazie a Gianfranco Gallo, cronista che ci ha raccontato, ci racconta quotidianamente i disagi della sanità lucana e potentina. Grazie a voi per averci seguito, io vi do appuntamento a sabato, a venerdì, con Focus on Elezioni, vi aspetto.